L'ho chiamato l'ho chiamato ed ha risposto. Ora ci sono questi mega scoop e gli sponsor. Sentiamo quali sono. Questi mega scoop degli sponsor. Quanto è che si parla di sponsor qui? Ragazzi datemi una mano ad avere ciò che era mio se no mi tocca ricominciare a dirlo tutti, tutti i video Sapeva, sapete avevo un canale con molti più iscritti iscriviamoci al canale e attiviamo la campanellina se vi fa piacere altrimenti non anche se è gratis un'iscrizione e attiviamo la campanellina che eh, per qualcuno sta per suonare Eh, hai visto tutto gratis eh? non c'è bisogno di donazioni e abbonamenti per farti leggere il giornale tra un po' mi metterò anch'io a leggere il giornale lo farò gratis però allora io l'ho chiamato romelo no ieri nel video mattutino dicendogli che avevamo bisogno di lui romelo no? entra entra con il piglio giusto incomincia a giocare facile facilitato anche da dall'inferiorità numerica del porto trova spazio si rende pericoloso più di una volta ma soprattutto è entrato in campo in maniera umile no fa le sponde va in profondità eh, va in verticale quindi eh, eh, quando le cose incominciano meglio incominciano bene spesso finiscono meglio quindi lui è entrato benissimo in campo ha Fatto un bel gol, si è meritato di fare quel gol perché ha fatto comunque un bel colpo di testa. Pepe se lo dimentica un po', ma non è mai facile comunque. Ehm, non è mai facile marcare Lukaku soprattutto di testa perché è veramente grosso e poi comunque ha un bello stacco. Eh, impressionante, impressionante ragazzi. Impressionante. Ce l'hanno, Glu. Ce l'hanno, eh, su, su questo. Inzaghi a me come allenatore per una grande Inter non piace, però va dato merito ad Inzaghi di aver fatto crescere il Cialanoglu come eh, fu alla Lazio per Luis Alberto, vi ricordate? Luis Alberto arriva alla Lazio quasi da sconosciuto, un epurato del Barcellona, ha fatto girare in prestito e Inzaghi lo rende un grandissimo centrocampista no? Poi quest'anno ha dei problemi con Zarri. non si prendono a livello caratteriale però comunque Luis Alberto ragazzi... Nella Lazio di Inzaghiera, tanta roba, Cialanoglu ha fatto una crescita simile a quella che fece lo spagnolo e, e Cialanoglu è diventato un giocatore totale. Entra Brozovic, poi dopo. Innanzitutto, Scriniere è stato molto attento perché eh, da quando poi diciamo ha fatto outing con il discorso del, del Paris Saint Germain, eh, a volte sta in panchina, a volte gioca, quindi cioè non è semplice eh, per lui a livello mentale stare sempre sul pezzo, anche perché eh, qualche partita l'ha fatta in panchina, no? Quindi, eh, Schinian mi è piaciuto tanto, sa ha salvato un gol, è stato attento, ha fatto quello che doveva fare. Ora davanti non aveva sicuramente Holland, però comunque il centravanti, bello cazzuto il centravanti del Porto. Eh. Eh, sono quei centravanti che fanno giocare bene le squadre, quei centravanti faticatori, capito? Quindi non è semplice affrontarli bravi anche tecnicamente perché quello è bravo anche, anche tecnicamente gecko lo fai giocare dopo un periodo comunque che non ce la fa più veniva da 90 minuti e si è visto no la lite o non vabbè chiamiamola lite ma è un battibecco facciamo finta di nulla dai dopo una bella serata eh? ehm... Metterci alla Noglu era riposato. Michitarian non mi è piaciuto per nulla, ma anche lui a 34 anni, ragazzi, non può giocare 10 partite in 20 giorni. In 24 giorni, Michitarian lo, lo dovresti usare diversamente. Purtroppo, con il cinese sei costretto a far giocare quei pochi buoni che hai perché non hai, non hai nessuno in panchina, tranne Aslani Slani. E secondo me è un po' distrattato da, da Inzaghi ma a me a piace tantissimo io sono convinto che Aslani non Borussia Dortmund eh, in qualche squadra di Premier giocherebbe titolare mentre da noi eh, se non arriva ai 30 anni secondo me Aslani non giocherà mai titolare con Inzaghi eh, comunque bene, be be bene tutta la squadra quando è entrato Brozovic poi dopo il Porto non, non è stato più pericoloso Ehm, Brozovic è fondamentale ragazzi per questa squadra Bro, Brozovic Cialanoglu e Barella deve essere il trio titolare eh, perché sono tre grandi giocatori ba Barella aveva cominciato un po' in maniera troppo fumosa poi dopo ha visto c'ha questi sprazzi di lasse, perché a Barella quando gli chiedi la pulizia della palla o quando gli chiedi una scelta lettura tattica lui va in difficoltà però quando fa il cavallo pazzo, si sbizzardisce, incomincia, ti tira a 30 metri, eh, il tiro che è passato un pezzo sì dal palo, che, cioè quelli sono movimenti che fa un attaccante di peso, lui vede la palla, tira, si gira, va un pezzo così dal palo, cioè quelli sono sprazzi di classe, come il cross per, eh, per Lukaku, capito? Quindi è questo Barella, pulizia palla, se gliela richiede tattica mai in difficoltà, ma se poi lo lasci un po' libero, Capito? Visto che quest'anno gioca molto più avanti, se lo lasci libero. Barella è comunque è un giocatore importante, un po' un po' troppo, diciamo, un po' troppo falloso, un po' troppo irruento, prende troppe ammunizioni, però, ragazzi, al centro campo di su Barella sta dando tanto a questa squadra. Bisogna riconoscerlo quindi bene, ottima inter, mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche che a livello difensivo, ma soprattutto. Eh, ieri cosa ci è mancato? Di Marco non mi è piaciuto per nulla, ma Di, di Marco è un corpo estraneo alla partita perché, eh, allora io ve lo ripeto, Di Marco per come vedo il calcio io non può fare mai tutta fascia, perché per fare tutta fascia serve forza e resistenza, cosa che lui non ha, in più servirebbe anche la fase difensiva, altra cosa che lui non ha. Ieri era una partita dove ti serviva anche la fisicità, perché in Champions League non sale solo la tecnica, ma sale spesso anche la fisicità dei giocatori. Gozens ha dato fisicità e tanta fase difensiva mi è piaciuto ieri Gozens. non ho problemi a dirlo ragazzi anche se era un calciatore io non avrei mai comprato come lo stesso Brozo Brozo ti dà fisicità, quantità e ti ed è un interditore delle linee di passaggio è stato Brozo, vinci, porto ciao mamma, ve l'avevo detto occhio alle ripartenze, infatti loro hanno giocato tutto di ripartenza, Onana molto bene però, ragazzi, parliamoci chiaro: ha fatto una zero, Bisogna andare là, non stappiamo le bottiglie, teniamole in frigo per ora. Ok, per quello riguarda noi, molto probabilmente la live la faremo in settimana prossima. Non so ancora quando, ve lo dirò tra domani e dopodomani, ma sicuramente faremo una live in settimana prossima. Non ci siamo scordati, non vi preoccupate, non ci nascondiamo. La nostra linea è sempre la stessa. A me, lo sapete, piace molto di più parlare di calcio che eh, il discorso della proprietà, ma è giusto portarlo in fondo anche perché la nostra linea poi dopo, alla fine è sempre, è, è sempre la stessa. E... Sì, è un porto. Porto, cioè, pressing. Per... Sì, diciamo facciamo pressing a zona, molto aggressivi, no? Pressing a zona, ma pressing alto. Poi l'Inter, quando passava la linea di pressing, fondamentalmente riusciva a fare quello che doveva fare. Però ragazzi, ce l'ha ieri. Mi ha impressionato. Questi 6 milioni che l'Inter gli sta dando. Ah, grazie, Zang. <ride> Questi 6 milioni se li merita tutti perché è un grandissimo giocatore. Quindi ce l'ha Quando comincia a avere ce l'ha nuovo Brosovic. Capito? Eh, insomma, questa questa gente la palla non gli scotta tra i piedi cioè 75 non è, è facile anche per loro giocare a, con 75 80000 persone per un certo periodo lo stadio poi visto non ti fava stava zitto perché era quasi intimorito dal porto, no? in quelle scorribande stava facendo il porto nel complesso l'Inter merita di vincere la partita merita secondo me eh, di aver fatto questo bambino in Champions perché in Champions l'Inter ha fatto sempre delle delle ottime partite è un Inter un po' bipolare perché poi il campionato purtroppo ha subito degli scivoloni inaspettati per non dire incredibili comunque è anche vero che mh, Champions League ci sono squadre molto più attrezzate però però se ieri sera se gioia con quella testa lì se gioia senza paura sì è vero era il porto non era Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, il City o lo United però comunque ragazzi non è facile, Porto l'hai visto ieri. È un avversario ostico, non è una squadra. Lo vedrai in Portogallo, in quell'ambiente di fuoco. Non è semplice giocare contro questi qui. Questi non perdiamo una partita da una vita. Quindi, aspettando lo scoop di questi sponsor, <ride> ragazzi, si avvicina la nostra live. <ride> e Vi ricordo di iscrivervi al canale e poi, appena ho un attimino di tempo, vorrei fare anche una live pomeridiana o serale se prima della live sulla proprietà. Quindi, io ragazzi vi saluto, ci becchiamo alla prossima. Ciao, Inter.